Ci sono giochi che ti fanno passare la voglia di essere giocati. Esempio, i Battle Royale. Porca di quella buona donna, quando non li sopporti i Battle Royale. Non è il caso con Rem Royale. Benvenuti ad un nuovo video. Questa volta siamo con una cosa specialissima perché sono stato scelto io, proprio incredibile, sì. Che onore, insomma. Vabbè, nel senso, sono stato scelto fra uno di quelli che ha ricevuto la chiave per la beta chiusa, la closed beta di Rem Royale, il Battle Royale di Paladins, come tutti l'hanno rinominato. Che dire di Battle Royale? Allora, sinceramente, io personalmente li detesto. Sono un tipo di gioco che non sopporto perché non mi diverte, non mi diverte assolutamente. Cioè, ho giocato un po' di tempo a Fortnite, avrò fatto sino a 2-3 partite, di cui una sono arrivato addirittura a quinto. Ho giocato un po' con H1Z1, un po' di più di Fortnite, sinceramente. Però H1Z1 mi ha rotto soprattutto perché uno è peggio di Fortnite. Lo shooting è qualcosa di escrementoso, diciamo così. E l'ho abbandonato. PUBG ovviamente non ho potuto giocare perché sulla PlayStation 4 ancora non esiste. Uscirà tra un po', però non sono per niente interessato all'acquisto del gioco, anzi ci mancherebbe. E allora, mesi fa, quando ci si poteva iscrivere per poter scel essere scelti per provare la beta di Realm Royale, io mi iscrissi e ho ricevuto adesso due chiavi. Una l'ho usata io, l'altra la darò a mio amico. Ora, cosa dire di Rem Royale? Ho già fatto tre partite, ora vi mostrerò tre clip e vi farò vedere le posizioni che ho raggiunto. Dopo che tu hai raggiunto in tre partite due terzi posti e un primo posto, io che sono un totale gnobbo, qualcosa vuol pur dire. La cosa che voglio dire è che Paladins a me piace un botto, mi piace tantissimo, come avete potuto vedere sul canale, ho portato recentemente alcuni video di Paladins. Mi piace tantissimo, non dico che ci so giocare, Madonna che sono un pro, però diciamo che me la cavo, come avete potuto vedere. E quindi Realm Royale è semplicemente un riflesso di quello che io so fare su Paladins, ossia quei due terzi posti e quel primo posto è solo un riflesso delle mie abilità di Paladins, nient'altro. Poi ci sono anche gli altri giocatori che comunque si è beccato nel corso delle partite che non erano proprio bravi, anzi direi abbastanza pessimi nello sparare. Però diciamo che Realm Royale come Battle Royale è validissimo e per me potrebbe diventare anche il più giocato se viene trattato in una certa maniera. Cosa intendo con questo? Ovviamente Rem Royale è il Battle Royale di Ayres, no, dello studio Ayres, gli stessi di Paladins e Smite. Ovvio, ormai questo l'abbiamo capito. Il gioco di punta adesso dell'Ayres è Paladins. Ovviamente loro si concentrano su quello. Ormai ci sono gli sport di Paladins, giocano tutti a Paladins, eccetera, eccetera. Se tu rilasci però Rem Royale, sapendo ormai che Battle Royale è un genere che va di moda adesso. Non è che poi dopo, quando il genere passa di moda, mi metti questo gioco in secondo piano? Perché, per quanto mi risulta adesso, in questo preciso momento, dopo aver fatto tre partite, il gioco per me è molto valido. È molto valido. Potrebbe diventare il miglior Battle Royale fra tutti se vengono fatte alcune migliorie che secondo me possono essere a portata tranquillamente, che andrò comunque a spiegare nel corso di. Ci faremo una partita normale da soli. Ovviamente hanno messo il Battle Pass già nella beta, cosa che io non comprendo. Però c'è. Se uno la vuole comprare, la può comprare. Ovviamente sono classici customizzabili. Io ho ricevuto. Sono arrivato a livello 5. Ho ricevuto l'avatar che posso usare la corona, infatti lo faremo subito.
Basta andare qui. Ecco, vedi. Allora, la prima cosa da dire su, su Rem Royale, vedi, è facile imbrogliarsi, giustamente su quasi lo stesso gioco, è che ci sono le classi. Ora, voi mi direte, ma che cazzo, un gioco che palle le classi, sembra la stessa storia. Sì, sono d'accordo con voi, per me le classi dovrebbero essere estinte dalla faccia della terra, perché in un gioco che non è MMORPG, le classi non vanno bene. È stra risaputo, specialmente se si tratta di un FPS, in questo caso di un TPS, un third person shooter. Mamma, l'ho detto male, mi si sono impennate tutte le lingue. E insomma, un third person shooter. Però posso dire che, come sono state incluse in questo gioco, non si sente tanto la differenza tra classi. Nel senso, vanno bene tutte quante. Principalmente io, cioè, personalmente, io preferisco la cacciatrice solo perché si muove un po' più velocemente. Io sono un po' tipo da FPS Arena, no? Che si muove veloce, cioè, si schiva, fa le cose. Però, per esempio, se uno vuole farsi un personaggio come il guerriero, che è un bel tancone, no? Che, capito, ci vuole più per abbatterlo, uno si può fare anche questo. Oppure uno che è bravo con le magie, come ad esempio la maga, che ha le staffe, no? Che fa gli attacchi a distanza. Un assassino che si camuffa, no? Si diventa invisibile e cose varie. Insomma, sono tutte cose diverse. Le classiche, diciamo, partite che puoi fare in squadra, solo due squadre fatte da quattro persone ogni team. Solo e doppio, ovviamente. Il gioco, prima di farti giocare con altra gente, prima ti fa fare il tutorial, come ogni gioco base dell'Aires, insomma. Noi iniziamo a fare subito una sola, ci vediamo nella lobby. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, queste sono le classi che avevo fatto vedere prima. Allora, il guerriero, come potete vedere, ha l'abilità principale di partenza e i perk. Ognuno di loro ovviamente ha dei perk diversi e l'abilità principale diversa. Il guerriero, per esempio, fa un salto enorme che ti permette appunto di scappare, però avete anche vita, la massima vita aumentata del 300, di sua comunità 300. Poi Heroic Leap and Charge deal 600 damage on impact, ossia quando tu fai l'abilità e colpisci qualcuno fai 600 danni, poi fai 20 danni in più con le asce, le spade, insomma, capito? La classe che piace di più a me è la cacciatrice, perché l'abilità principale è il dodge roll, che ti permette appunto di schivare in caso tu sia in difficoltà. E in più il dodge roll con l'abilità, o anche withdraw, che sarebbe praticamente l'abilità che ti fa diventare invisibile per un po' di tempo, il cooldown di queste due abilità è ridotto del 35%, che non è poco, perché su 10 secondi sono 3 secondi circa, quindi 7 secondi. Si muove il 10% più velocemente. Fa 20% di danni in più con archi, balestre e balestre pesanti. Le balestre, secondo me, sono una delle armi potenti del gioco. Ma non voglio dire, però farò vedere nel caso ne trovo una. Guadagna il 20% di vita rubata, lifesteal, no? Cioè che rubi la vita quando colpisci qualcuno. Che non è pochissimo, anzi, 20% è tanto, tanta roba. E poi i flare e le trappole hanno il 50% di cooldown ridotto. Che è tanta roba per un personaggio così. Come la cacciatrice, insomma, è molto facile scappare in caso di difficoltà. Che è la cosa che di solito i battaglia non ti danno la possibilità di fare, cioè scappare da una battaglia in corso contro un nemico X. Cioè, non è cosa da poco, eh. La maggior parte delle volte, faccio un esempio a Fortnite, insomma, la vedo difficile scappare, ma è proprio grande, grande, grande. Invece qua vedrete com'è. Può anche non capitare, può anche succedere che morirò male, però insomma, in tre partite che ho fatto fino adesso non mi è mai successo. Merda, sono capitato proprio nella casa dove non c'è un cazzo. Dai, ma veramente non c'è niente, che palle. Allora, la mount qui di base nel gioco ce l'hai fin da subito, non devi trovare cavalli o comunque altre cose. E diciamo di base questo è molto molto buono. Merda, la nebbia, cioè il punto facile di salvezza un po' lontano. Allora, vediamo cosa ho trovato. Ok, un fucile e una staffa. Ok, questa è l'abilità di Eevee di Paladins, che praticamente mi fa congelare senza subire danni. Per carità, non è un'abilità della Madonna, anzi, probabilmente appena trovo qualcosa di meglio la tolgo. Ok, ho trovato l'armatura. Qui, ovviamente, come in Fortnite, se trovi l'armatura la puoi usare per appunto ricaricarti. E ho trovato una runa incredibile. Perfetto, allora ho trovato una runa che mi permette di
ritornare umano dopo 10 secondi più velocemente quando divento un pollo. Cosa vuol dire quello che ho detto? Perché al primo impatto dice: ma questo che sta dicendo è matto. No, quando tu, cioè la tua vita viene ridotta a zero, non muori, anzi, succede questo. Diventi un pollo, in tutti i sensi, diventi proprio un pollo. E sei vivo ancora. Se ti riesci a salvare, ritorni in vita dopo un tot di tempo. Cos'è che fa questa? Ah, che okay, la barriera. Questa invece che fa? No, non mi interessa. E diventi letteralmente un pollo. Quando diventi un pollo, hai un po' di tempo, di base 15 secondi, però come ho fatto che gli ho trovato l'abilità, adesso in 5 secondi dovrei riuscire già a tornare in vita, cioè a tornare umano. Se invece ti uccidono quando sei un pollo, allora hai finito la partita completamente. Però, a differenza degli altri giochi, qui non muori subito, qui è la possibilità di salvarti. Se sei abbastanza fortunato e bravo, puoi salvarti. Certo, il fattore culo c'è sempre. In questi giochi qua il fattore culo è qualcosa di imprescindibile, cioè non puoi premettere che in un Battle Royale non esiste il fattore Armorino. culo, cioè è impossibile. Ok, abbiamo 600 armature e siamo messi abbastanza bene. Stiamo attenti, che qua ci fanno menzo. Infatti sento bandella, ecco. Ovviamente ci possiamo anche abbassare. Forse ha pensato che ce ne siamo andati. Ok, quel tizio deve morire male però. Sì, non dovrei farlo però. Mera, scambio di fuoco, scambio di fuoco, via, 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 via. Scappa, scappa. Ok, come vedete sto scappando. Adesso mi Restoring some curo. health. Oh, mi sa che è meglio non ci torno là. Si sono sciasciate le penne. Ok, come potete vedere mi sono salvato. Tutto a posto, non è successo niente. Mi è servito comunque l'armatura extra. Mi ha parato un po' il culo. Diciamo che non sono riuscito a ucciderlo perché purtroppo probabilmente aveva anche lui l'armatura. Che qua già hanno buttato tutto. Mi sa, no. Questa è mia, grazie. Come potete vedere, posso rompere gli oggetti per ottenere dei frammenti. Questi frammenti a cosa servono? Semplicemente, se vedete sulla mappa ci sono dei segnalini a forma di incudine. Quella praticamente è la forgia. Ci sono diverse forge sparse per tutta la mappa. Nella forgia tu puoi praticamente craftare pozioni di vita, pozioni per l'armatura, un'arma leggendaria, un'abilità leggendaria, delle rune leggendarie da attaccare alle armi. O, vabbè, in generale per potenziare il personaggio. Oppure, poi, se stai giocando in due, no? Fai una partita a doppio. Puoi letteralmente creare un rotolo, no? Della resurrezione. Un rotolo della resurrezione praticamente fa resuscitare un compagno caduto in battaglia. E come cosa di base è buona, perché comunque. In due vuol dire che se uno dei due schiatta non è che è morto definitivamente, può anche essere aiutato dal compagno a tornare in vita. In un gioco come Battle Royale, la legge del chi prima ti vede vince è qualcosa che purtroppo mai abbiamo capito come funziona, cioè è così, non è inutile girarci intorno. Chi prima spara vince. Ma in Realm Royale questa legge viene un poco trasformata, viene un poco modificata, non muori subito. Hai possibilità di vivere, hai possibilità di salvarti. Io mi sa che ho visto qualcuno, però. Non vorrei sbagliarmi, mi sa proprio che ho visto qualcuno. Io intanto me ne vado verso l'esterno, perché sennò mi fanno menza. Vado qua, va. Oh merda, ho sparato senza volire. Ho premuto R2 senza volire. Mannaggia, mi ho fatto rumore. Speriamo che non mi sgama. Se possiamo andare avanti. Via, 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 via. Per il momento cerchiamo di stare sulla difensiva perché abbiamo ancora delle armi di merda.
E non abbiamo abilità decenti. Tolto il dodge roll e l'arma, cioè la difesa. Che per carità sono anche ottime abilità, però non servono un cacchio per il momento. Ok, qui non c'è niente. Ho lootato proprio la parte dove non c'è un cazzo, perfetto. Però avete visto pure che i combattimenti comunque non sono lenti, sono veloci, sono rapidi. Tu scappi. Ma attacchi allo stesso tempo, ti puoi difendere e puoi attaccare, non puoi fare uno o l'altro. Cioè, Fortnite, se ti attaccano da chissà dove, devi difenderti perché sennò sei morto. Qua no. Revolver non ci serve a niente. Oh, perfetto. Non so se prenderla questa, sinceramente. Penso di sì. Sì, prendiamola, va. Questa cosa fa? Lancia una freccia di magia, non so cosa, che fa allontanare i nemici, cioè li fa rimbalzare, no? E gli fa anche danno. Quindi è un aiuto per due, insomma. Ok, qua siamo sempre attenti. Trovato qualcuno. Ok, c'è qualcuno qui. Oh, ho trovato una cosa che mi fa guadagnare 20 armor per un po' di tempo. Sento gli spari, ma non so da dove vengono. Ah, è da lì. Perfetto. Faccio, mi avvicino o mi allontano? Era nella casa, merda. Sapevo io. Volevi. Curiamoci. Dai, no merda, provo, devi caricare. Eccola, è diventato un pollo, come potete vedere. Adesso se lo uccido è morto per sempre. Infatti, arrivederci, grazie. Ciao, è stato un piacere. Merda, c'aveva il revolver? Bastardo, ma io voglio questo invece di più. Firebomb non mi interessa. Revolver può anche andare a morire ammazzato. Cos'è? Hidden, perfetto. Hidden diventa invisibile. Voilà. Quest'arma, se usata in modo giusto, è una bella manna dal cielo. L'unica differenza, cioè l'unico problema è che però ha 20 secondi di cooldown, quindi se tu la usi in modo sbagliato ti fanno manz. O perlomeno, ti puoi salvare un attimo, però ti fanno manz dopo un po'. Che io direi però di andare a una forgia, perché abbiamo bisogno. Ah già, quello aveva lottato qua. Ah merda, c'aveva il fucile quello potente, veramente? Sto stronzo, non avevo capito che ce l'avevo. Ok, abbiamo 200 di frammenti. Non so di che cosa siano quei frammenti. Comunque sono frammenti. Ed è il massimo raggiungibile. Però con questo praticamente possiamo craftare quasi tutte le cose che è possibile craftare in una forgia. Ovviamente però la forgia, una volta che hai craftato una cosa, non è più possibile ricraftarla, ma non so più parlare. Nella stessa forgia, ossia per poter craftare le pozioni per l'armatura, per dire dobbiamo andare in un'altra forgia che sta di nuovo sparsa sulla mappa. Ok, la forgia si trova a nord, perfetto, si è sopra. Ecco qua, per esempio, adesso mi farò le pozioni dell'armatura per forza. È un'arma leggendaria. E la runa pure mi serve. Ma forse. Ok, ora dobbiamo aspettare 30 secondi per ognuna di queste cose, perché è proprio la base. Pure quell'abilità, quella dove stava la fiasca, era buona, perché quella là, se buttata a terra, ti curava un po' come Pip, no? O Maldamba, che hanno l'abilità di buttare giù delle pozioni che curano nel corso del tempo, non subito. Ok. Oh, interessante, Hey, prendiamo, sweetie. sì. We got some work to do. Perfetto, perfetto. Ho trovato finalmente una balestra. È una balestra pesante, però ci arrangiamo, va bene lo stesso. Che Mounting up. purtroppo le balestre pesanti ci fanno colpi un po' più lenti. Che non ci interessa. Ah già, io voglio prendere la. Oh! Oh, attenzione! Proprio qua mi è spawnato l'airdrop. Oh, yeah. Prendi questo. Epic. Prendi questo. No, questo no. Ok, Hello, questo. beautiful. Sì. We have some work.
work to do. Ok, crafta questo e crafta questo, perfetto. Abbiamo preso un po' di bella robetta. Un po' di belle cosine. Pozione. Prendi questo, andiamo. Per carità, potrei anche craftare l'abilità, però sai cosa? Non mi fido, non so se ho abbastanza tempo. Comunque c'ho un minuto e 15. Devo uscire da qui e andare assolutamente verso il centro della... la Madonna. Arriverò l'anno prossimo. Chi è? Chi è che si nasconde? Che fa... Sembrano i ladri di Spyro. Come potete vedere però la mappa è divisa in biomi. Adesso ero nel bioma, insomma, dei castelli. E subito dopo sei nel bioma del deserto. Insomma, è un poco surreale la Minecraft, però... Carina l'idea con i cristalli rossi, ma Dio. Mai visto quei cristalli, è la prima volta che li vedo. Ok, dobbiamo andare al centro. Noi ovviamente circunnavighiamo il centro, non andiamo dritti sparati verso il centro, perché sennò andremo in bocca proprio ai nemici. Cosa che noi non vogliamo. La mazza che ho trovato, la staffa, non so, cioè il bastone, fa attacchi anche ad aria, nel senso se tu lanci... Non so se mi fa danno se salto da così alto. Sì, il cavallo esplode, vabbè. Ok. Non era niente, vabbè. Quando c'è qualcosa? No, quanto pare no, possiamo andare. Sì, purtroppo come tutti i Battle Royale, però l'unica differenza è che purtroppo c'è simulatore di cavalcate, in questo caso. Non c'è niente da fare, ti tocca stare praticamente in mezzo alla via, sperando che trovi qualcuno, oppure cercare di rimanere in vita fino a quando non arrivi alla battaglia finale contro gli altri avversari. In questo caso siamo già a 11. Le battaglie comunque non sono molto popolate, nel senso non sono tipo 90 persone, sono... Non ho visto bene all'inizio, però dovrebbero essere molte meno. Ok, mi conviene entrare nel cerchio. Dai, ma dov'è la festa? Fatevi vedere. Ecco, adesso il cerchio è talmente piccolo che è impossibile non beccare gente, cioè è proprio impossibile. Da qualche parte arriveranno. Eccolo là, infatti. E sono proprio al centro, cioè sono proprio in disgamo. Forse mi posso nascondere in mezzo all'erba. Under fire. Preso. Non è facile mirare, eh? Fossi in giro. È molto più difficile di quello che sembri. Preso, quasi preso. Eccolo là. Merda. Armoring up. Il pollo l'ha ucciso? No, anche un cazzo. Merda, ma me l'ho fatto tornare in vita sto coglione. Adesso devo uccidere il pollo. Meno male. Cioè, stava per far tornare in vita il pollo. Not yet. On fire. Ok. Purtroppo gli scontri a fuoco sono così veloci, rapidi e devi stare attento. Purtroppo non ho più dodge roll, mi sa che ho fatto un errore gravissimo. Dovevo tenermi il dodge roll, porca truia. Che aveva questo? Ma dove sta? Io li sento ma non li vedo. Ecco, nella casa forse. Aspetta, aspetta. E infatti era nella casa. Ma non l'ha preso! Ma che stiamo scherzando? Headshot! Merda!
Ma che palle, il terzo incomodo proprio, come al solito. Restoring some health. Devo scappare, non posso prendere. Healing up. Vedi che noi ci siamo salvati là? Era vero o non era vero? Certo che era vero. Quello che dico io era tutto vero. Magari lo prendi. Madonna mia, che cretina! No, merda! Perché non diventa invisibile? Can't. Restoring some health. Sì, vabbè, è il terzo incomodo del cazzo di nuovo. Oh, merda, mi sono buttato proprio nella loro bocca. No, che coglione. Che palle. Vabbè, comunque sì, visto? Sono arrivato quarto, di nuovo sono arrivato quarto. Per poco ci stavamo riuscendo da capo, insomma, è questo. E il gioco è questo comunque. Io dico che per me può essere davvero uno dei migliori battle royale che si trova adesso in circolazione. Ovviamente essendo una beta chiusa, i giocatori sono limitati. Di conseguenza, io ho giocato con dei giocatori che appunto avevano anche loro la chiave. Però immaginate con la beta aperta, quanta gente potrebbe giocare a questo gioco? Io direi non pochi, secondo me non pochi. Anche quelli che magari giocano a Fortnite, un occhio potrebbero girarlo contro questo gioco. Che non è male. Ovviamente questo è il currency, no? La valuta dei poracci, noi poracci, quella guadagniamo. Se vuoi quella dello zio Peppe devi comprare le corone, figa. Vabbè, insomma, spero che il video vi sia piaciuto. È stato un po' così concentrato, sicuramente pieno di tagli, avrò fatto sicuramente un saccaccio di tagli. E vi invito sicuramente a vedere i prossimi video. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, cioè proprio di adesso. Iscrivetevi se non l'avete fatto. Fatemi sapere se volete altri video di questo genere. Io probabilmente ne porterò altri perché il gioco mi piace tanto. Proverò a fare qualche doppio, qualche gioco di squadra, cioè a 4 persone in team di 4. E niente, alla prossima, fannulloni e pusillanimi!